e cioè il fatto che un bambino battezzato dovesse essere educato nella fede cattolica. Questo era nella legge civile dello Stato Pontificio, non era una legge canonica. Grazie dell'intervento. Prego, Loretta. Poi l'Apocalisse, capitolo 12, quando il dragone rosso attacca la donna si rifugia nel deserto col figlio, il figlio è assunto in cielo, poi il dragone lancia l'acqua contro la donna, ma la sabbia del deserto inghiotte l'acqua e la donna vince il dragone, che è sconfitto. E in questo senso, rispetto alla donna, Gesù è principalmente, cioè, domanda contraria, Maria è a fianco o di fronte al figlio? Maria è madre di Gesù. Naturalmente Gesù è Dio, la Madonna è una semplice creatura, però la Madonna è mediatrice di ogni grazia, perché lei che ci ha dato Gesù, in quanto Dio ha voluto così, non perché dovesse essere così, perché Dio ha voluto così. La Madonna quindi porta con sé Gesù e è mediatrice di ogni grazia, corredentrice, dispensatrice di tutte le grazie di tutti i popoli. Non so se ho capito bene. Sì, anche figlia comunque. Prego? Cioè, è figlia di madre. Sì, vergine madre, figlia del suo figlio, certo. Okay. È figlia di Dio e madre di Dio. Oh, e poi c'è un altro aneddoto, no? Morto Pio IX si vuole portare la salma dove è sepolto, no? Sì. E che questa salma viene attaccata da un gruppo romano giacobino già partecipe della passione. Ma il giacobino non è la stessa cosa. Vabbè, il mio ruolo istituzionale mi impone moderazione. E quindi, no, dicevo, viene attaccato e se ci potete, ecco, un attimino, poi le guardie nobili lo proteggono, questo corpo che è stato abolito al Concilio Vaticano II, insomma, e i fedeli proteggono la salma di Pio IX che doveva essere buttato nel Tevere. Una domanda, perché tanto accanimento poi da un gruppo minoritario? Cioè, ecco, perché non è stata, cioè perché lo Stato, il neo-Stato italiano non ha impedito preventivamente, insomma, un gesto che si sapeva negli ambienti romani essere fallo? Certamente l'assalto al corteo, misto corteo, che l'11 di luglio 1881 accompagnava la salma di Pio IX al Verano, cioè alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, per essere, come da sua volontà testamentaria, ivi sepolta, fu un assalto vile e proditorio organizzato dalla loggia massonica romana e non riuscì per la difesa che i laici cattolici opposero a questa aggressione. E fu un'aspra contesa perché a Sassate accompagnarono il corteo stesso che in quel momento del tentativo di gettare la salma a Tevere attraversava Ponte Sant'Angelo, quello prospiciente Castel Sant'Angelo. Ora le cronache raccontano di come i ceri piuttosto grossi, è vero, che portavano i laici cattolici furono diciamo armi di difesa a fronte di questa aggressione. Fu carente la protezione della pubblica sicurezza, questo è vero, cioè fu carente, praticamente assente una difesa pubblica del corteo, il quale accelerò la marcia dei cavalli che trasportavano la carrozza funebre, e questo fu un ignobile episodio che veramente copre di vergogna chi lo ordì,